Gioioso approssimarsi dell'ora del desio, vi sono oltremodo riconoscente. Non mi esprimo per Celia, giammai ritengo il vostro tributo plasticamente propedeutico al soffio vitale che spira aurora alle mie spalle come anelito di empatia e sincero tripudio. Lo spirito dell'acqua, ma soprattutto del vino. Orbene, approssimiamoci all'anno fescennino, capitolino, in un rinnovato empito di primordiale fabbisogno del ludus anime, cui abbeverò Silvate, Gabriele D'Annunzio, allorquando celebrò gli aulenti riverberi della celluloide sull'homo novus, a guisa di tramite virtuoso per l'irrevocabile incedere verso le casematte del potere. Scusate, devono avermi dato per errore il discorso di qualcun altro. Veramente un malinteso. Del resto, su molti malintesi si impostano delle biografie. Chiedo scusa anche agli ospiti internazionali che non hanno capito cosa stessi dicendo, del resto manco io, manco voi. Chiedo scusa soprattutto alle traduttrici, che vorrei vedere cosa hanno pensato e cosa hanno detto soprattutto. Buonasera, benvenuti alla cerimonia di premiazione della Festa del Cinema di Roma, evento di tutto rispetto nonostante la conduttrice. Quest'anno è un anno speciale, il tempo a nostra disposizione è come il tax credit, sempre meno, ma i premiati sono come i biopic sui grandi italiani, sempre di più. Infatti segnalo un problema, i grandi italiani sono purtroppo finiti, la situazione è così grave che, pensate, Favino sta per fare una serie biografica su Topo Gigio. A questo proposito proporrei dunque alla nazione, e uso questa parola per catapsio benevolenze, di darsi da fare per produrre grandi italiane, grandi italiani, ma anche per cercare di diventare grandi italiani noi innanzitutto, più tolleranti, più gentili, meno chiusi nel nostro orticello, perché a furia di usare i confini per tenere fuori gli altri finisce che se ne resta prigionieri. Ma a proposito di diritti, non dimenticherei innanzitutto i diritti d'autore, quante soddisfazioni e quanti dolori. E do quindi il benvenuto per un breve intervento di circa 6 ore a un uomo che è anche il presidente della SIAE e dunque conosce tutto di me, soprattutto il mio IBAN. Un uomo, un presidente della Festa del Cinema, Salvo Boom Boom Nastasi.